Sulle prime pagine di Repubblica e Corriere della Sera scoppia il caso Luca Morisi. L'ex responsabile dei social e spin doctor della Lega di Matteo Salvini è accusato dalla Procura di Verona di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, accuse che Morisi ha sempre negato. Chi spaccia droga è un criminale, deve finire in galera. Chi consuma droga sbaglia e bisogna aiutarlo a fargli capire che la vita è bella senza fottersi la testa. Lui per scelta personale da tempo si è allontanato. E mi spiace che alcuni giornali stiano facendo un'operazione indegna, si occupano di guardonismo domestico. Una vicenda, quella Morisi, più personale che politica, anche per Giorgia Meloni. Io non credo che i soggetti politici siano responsabili per quello che fanno i loro collaboratori o che possano necessariamente sapere che fa qualcuno il 15 agosto chiuso dentro casa sua. Ma la campagna elettorale è destinata a movimentarsi anche per il centro-sinistra, quando il 30 settembre il Tribunale di Locri condanna in primo grado a 13 anni e 2 mesi Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato alla presidenza della Calabria. L'accusa, tra le altre, è quella di associazione per delinquere, abuso d'ufficio, truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Io assolutamente non ero consapevole di stare compiendo un reato. Ero consapevole che questo piccolo comune ha dato risposte al mondo. Una condanna in primo grado che fa molto discutere. Quando sostenevo che a sinistra qualcuno voleva gli sbarchi, non perché generoso, ma perché ci guadagnavano milioni di euro, da ieri non è più un dubbio di Matteo Salvini, ma è una sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica Italiana. Questa vicenda ha tantissime cose difficili da capire e quindi la solidarietà e la vicinanza a Mimmo Lucano in questo momento sono piene e totali. E a pochi giorni dal voto, un'inchiesta di Fanpage fa tremare Fratelli d'Italia. Oh, esatto, bravo, bravo. Una serie di lavatrici, abbiamo poi un giro che sistemiamo noi le cose con lui. Non è mancata la risposta di Giorgia Meloni. È legittimo far uscire scientificamente questo materiale a 2 giorni dalle elezioni. Ma come? Avete raccolto materiale per 3 anni e guarda caso lo fate uscire a 2 giorni dal voto? Ma che strana coincidenza! Under pressure.